Ora tutti si aspettano il colpo dell'attaccante, si fanno tanti nomi, ci sono tante trattative ovviamente in essere. Osvaldo non è un obiettivo, il presidente Sebastiani ha più volte detto del Pescara, Piniglia e Matri? Ma non è che Osvaldo non sia un obiettivo, secondo me non è praticabile, perché tutti quanti vorrebbero Osvaldo nella propria squadra, tutti quanti vorrebbero Piniglia, tutti quanti vorrebbero Matri. Il problema è che in questo momento, a mio avviso, non sono obiettivi sensibili per il Pescara. Può darsi che strada facendo magari lo potranno anche diventare. Non ci vuole fretta, noi abbiamo imparato a nostre spese nell'anno della promozione in Serie A che la fretta è cattiva consigliera, quindi dobbiamo attendere il momento giusto di mercato. Abbiamo una rosa che è quasi completa, mancano forse secondo me due o tre pedine da inserire e con calma lo faremo. Capitolo Memusciai. È un giocatore che si è conquistato, ha voluto questa Serie A con questa maglia veramente con il coltello tra i denti, perché ha dimostrato veramente un attaccamento importante a questa maglia. È il capitano di questa squadra, non credo assolutamente che il Pescara lasci partire Memusciai e che Memusciai voglia partire da Pescara. È chiaro che poi se arriva la Juve è difficile per tutti, ma non credo che sia questo il caso. Ultima battuta, presidente Sebastiani, la chiediamo sulla campagna abbonamenti. I tifosi stanno rispondendo con i fatti? Ma io penso che questa società in questi anni abbia fatto il possibile e l'impossibile per far fare sempre bella figura, per ridare dignità a una società come questa, che negli ultimi 20 anni di problemi ne ha avuti tanti. I tifosi hanno apprezzato perché noi siamo andati incontro sia a quelli che ci sono sempre stati vicini, ma siamo andati incontro anche agli altri, cioè non è che agli altri abbiamo chiuso la porta in faccia, anzi. E quindi i tifosi hanno apprezzato questa mossa della società, questa voglia della società di avere tifosi vicini, perché è chiaro che noi ci accingiamo ad iniziare un campionato che per noi è un campionato da neopromossa ed sarà un campionato difficile, e quindi noi dobbiamo avere i tifosi dalla nostra parte. Io mi auguro che quest'anno di avere veramente lo stadio che spinga questi ragazzi, soprattutto nelle partite casalinghe, verso il risultato positivo.